58 vittime di violenze e di stalking nel 2023 hanno bussato alla Casa delle Donne di Piazza Cavour a Rimini. In totale gli accessi sono stati 378, erano stati 321 nel 2022. Richieste di aiuto per difficoltà economiche, consulenze legali e psicologiche, ma anche semplicemente per conoscere la realtà. Un presidio importante per la tutela dei diritti delle donne in contatto diretto con i centri antiviolenza. La presenza dei centri antiviolenza, oltre ai servizi che mettono in campo attraverso le case rifugio, gli sportelli d'ascolto, gli sportelli psicologici, accompagnano le donne anche in questo difficile e delicatissimo percorso della denuncia, perché una donna che denuncia non è una donna più coraggiosa di altre, è una donna che ha avuto attorno a sé una rete di persone a sostenerla, perché molto spesso la mancanza di denuncia vera e propria è il risultato di una situazione magari familiare, di una dipendenza economica, della paura di vedersi portati via i propri figli e figlie. Realizzare le reti pubblico-private con le associazioni e i centri antiviolenza, come ha fatto e come sta facendo il Comune di Rimini, è fondamentale, e la Regione da questo punto di vista mette in campo strumenti legislativi, abbiamo una legge, abbiamo i nostri bandi regionali e risorse per realizzare tutto questo. È proprio notizia di questi giorni l'aumento dei fondi proprio per i centri antiviolenza e le case rifugio. Ne abbiamo 55 in tutta la regione, 37 posti letto nel territorio della provincia di Rimini grazie a questi fondi. La casa, intitolata Lella Casadei, compie 20 anni, un traguardo che verrà celebrato con uno spettacolo al Teatro degli Atti la sera dell'8 marzo all'interno delle iniziative di Lotto Sempre, in occasione della giornata internazionale dei diritti delle donne. Per un mese si terranno incontri, conferenze, spettacoli, proiezioni, flash mob e la tradizionale marcia degli uomini il 9 marzo. Per noi è un momento importante perché ci ricorda dove siamo arrivate e dove vogliamo ancora arrivare in termini di diritti, di parità di genere e di opportunità. Tante iniziative che sono il frutto del lavoro di tante donne, le donne appunto che compongono la rete Donne Rimini e non solo, tutti i nostri sostenitori, perché ci sono tanti uomini e sostenitrici. Tra le novità, dal 20 al 23 marzo il Festival del Cinema al Femminile tra Fulgor e Cineteca. Un festival che è un'anteprima internazionale, un festival curato dalla regista Emanuela Piovano, che vedrà anche un ospite d'onore, Dacia Maraini, e tante registe, tante attrici, sceneggiatrici, perché la questione femminile possa e debba essere interpretata anche dal mondo dell'arte, in questo caso dalla cinematografia.